Signori, buonasera, altro appuntamento con Avellino Letteraria. Questa sera presentazione del libro di Rosanna Dattoli, Felice Mariani, il medico della carità. Partecipano il direttore della Biblioteca Statale di Montevergine, padre Carmine Allegretti, il dottor Palumbo, che è già direttore di medicina d'urgenza e pronto soccorso, e Marco Cillo, presidente dell'Associazione Avellino per il Mondo. Il libro che la Rosanna Dattoli ha scritto ricordando la figura del marito, questa sera verrà consegnato ufficialmente al padre Carmine Allegretti per essere depositato, in modo, ripeto, ufficiale, nella biblioteca statale di Montevergine. E anche da precisare un'altra cosa, che il ricavato del libro andrà in beneficenza per l'associazione Avellino per il Mondo, che sta realizzando diverse postazioni medico-cliniche in Senegal. Comunque seguiremo da vicino la manifestazione qui da Villa Amendola. Sala pienissima questa sera a Villa Amendola, arrivi di varie professionalità, il giornalista Carullo, il presidente dell'associazione Gesualdo, Ordine dei Medici, insomma una manifestazione pienamente riuscita sulla figura di Felice Mariani. Ci troviamo in questa villa gentilizia che ha 3 secoli di storia ed è un grande onore. Buonasera, abbiamo il piacere di avere con noi il padre Carmine Allegretti, direttore della Biblioteca di Montevergine, a cui oggi sarà, diciamo, donato ufficialmente il libro sul dottor Felice Mariani. Ecco, grazie innanzitutto della sua autorevole presenza qui nel contesto di Avellino Letteraria. Qualche sua considerazione semplice, umana. Sì, mi è stato chiesto di poter intervenire a questa Avellino Letteraria e con piacere, naturalmente. La biblioteca risponde sempre in modo positivo e anche l'abbazia dove è collocata, dove è ubicata la biblioteca, e quindi è sempre presente in questi eventi molto importanti. Leggendo il libro ho notato un vissuto proprio, un vissuto quotidiano della famiglia, e quindi una minoranza, la famiglia è una minoranza creativa, infatti lo dirò che significa che dove c'è qualcosa che sta scomparendo, qualcosa nasce. Quindi la famiglia è questo nucleo che in questo libro evidenziano, emergono questi lati positivi di come le cose belle possono sempre sorgere dove c'è anche momenti di crisi, come la dottoressa Dattoli quindi ha citato nel libro. Quindi è un evento importantissimo per noi, anche per l'Avellino, che è sempre. Questi eventi letterari sono quelli che fanno rinascere il desiderio di mettere il libro sempre al primo posto. Grazie e auguri per il lavoro splendido che lei sta intraprendendo in biblioteca. Va bene? Grazie e auguri a tutta la comunità benedettina. Siamo ora in compagnia del presidente dell'Associazione Avellino per il Mondo, il professor Marco Cito. La tua presenza all'interno di questo contesto degli interventi che si terranno questa sera per presentare il libro sul dottor Felice Mariani. Prego, Marco. Sì, vabbè, il dottore aveva sempre come grande desiderio quello di andare in Africa per aiutare il prossimo, e quindi il collegamento con Avellino per il Mondo che ha sviluppato in questi anni partendo da un'idea di Monsignor Antonio Forte, appunto tutta la dimensione sociosanitaria, quindi di dare diritti sanitari alle persone. Siamo partiti dall'Albania, siamo passati per l'Ucraina e adesso siamo in Senegal, dove stiamo costruendo i padiglioni per diciamo la medicina generale per Senti, il queste ricavato persone. di questo libro verrà devoluto anche Sì, all'associazione, giusto? è una socia della nostra associazione, Rosanna Dattoli, che ha voluto attraverso anche il ricordo
di Felice donare tutto ricavato di questo libro all'associazione. In più ci sarà una targa per ricordare appunto Felice proprio in Senegal, su uno di questi tre padiglioni, quelli di medicina generale. Grazie, faccio tantissimi auguri a voi. Grazie. Dell'associazione per quello che fate, portando alto il nome di Avellino, sia come comune che come diocesi. Grazie. Va bene? Sì. Grazie. Grazie.